Pilgrim's Party al Cartoon Mix 2011. Si è appena concluso anche il torneo di Tekken 6, uno dei picchiaduri 3D più divertenti che esistono nel mondo videoludico, e abbiamo avuto anche molti player e mi dicono anche molto bravi. Ed è con molto piacere che alla terza posizione vedo un giovanissimo. Ciao! Ciao! Tu ti chiami? Manuel. Manuel, ma quanti anni hai? 12. 12 anni? Ma da quanto tempo giochi a Tekken 6? Tu non hai manco visto la nascita di Tekken, mi sa. No, gioco dal primo. Dal primo Tekken su PSX? Bravo, bravissimo. Senti, com'è stato questo torneo per te? Ma molto bello, soprattutto molto difficile, dato la forza dei miei avversari. Gli davano, eh? Sì, sì. Però il bello dei videogiochi è che anche un bambino come te può farsi valere, e tu l'hai fatto perché sei arrivato terzo, e Arianna ti premia con la medaglia di bronzo per essere arrivato terzo al torneo di Tekken 6 con tanto di bacino. Sei contento, Manuel? Sì. Di dove sei? Milano. Di Milano, bene, allora hai giocato in casa, buon rientro e mi raccomando, continua ad allenarti perché ti voglio vedere alle prime posizioni, eh? Manuel, il terzo arrivato al torneo di Tekken 6, ecco qui il secondo che ha una maglia bellissima, è tutto il video che sparti che te lo vedo. Grazie. Come ti chiami? Wen. E vieni da? Cina. Sei cinese ma vivi a? Qua a Milano. Ok, vivi qua a Milano. Da quanto tempo giochi a Tekken? Da circa 5 anni. Senti, mi dicono che tu sei uno dei più bravi, è vero? Non proprio, là fuori ce ne sono molti più bravi di me. E il torneo, com'è andato il torneo di Video Games Party? Emozionante, interessante, soprattutto con tanti player molto forti. La finale? Molto avvincente, anche se sono stato battuto clamorosamente. Il tuo personaggio chi hai usato? Hayashi Mishima. Hayashi Mishima. E in Cina si gioca Tekken 6, magari hai un sacco di amici. Sì, si gioca tantissimo, è tra l'altro uno dei sport nazionali. Uno dei sport nazionali, aspetta, insieme a tipo StarCraft? Sì, esatto. Infatti. Allora, per te che sei arrivato secondo, c'è una medaglia d'argento che ti viene data da Arianna e l'onore di aver vinto uno dei tornei di Video Games Party. Ci verrai a trovare? Certo, certo. Allora, grazie, buon rientro a casa. Il secondo arrivato al torneo di Tekken 6. E ora, eccolo qui, il primo. Io l'ho già premiato questo signore qua, l'ho già premiato. Deve essere molto bravo. Allora, tu sei... Peter Law, mi chiamo Pietro. Peter Law, in arte Pietro, anzi Pietro in arte Peter Law, che sei di? Cerignola, giù nella Puglia, però vivo a Milano da ormai un po' di tempo. Allora dai, raccontaci un po' questo Cartoon Mix, com'è stato per te? Primo Cartoon Mix della mia vita, molto bello in quanto nerd, questa è nerdvana, quindi per cui ti diverti. Poi vabbè, aggiungici il mio videogame preferito con i fumetti e hai fatto tombolo. Dai, raccontaci sta finale. Ma il ragazzo con cui ho giocato ha del potenziale. Purtroppo io conosco bene il personaggio Hayashi, perché gioco con secondo me quello che lo usa meglio in Italia, e sapevo come punire. Che è? Che magari fa piacere. Otter, che saluto. Saluto anche tutta la community di Tekken Italia di cui faccio parte. Dicevo, lui so tutte le purghe, tutto ciò dove devo punirlo, stepparlo, farle giacol, fare il massimo danno, e alla fine è andata bene. Bene, quindi ti è andata bene, hai anche trovato magari qualche personaggio talentuoso che potrebbe entrare a far parte della grande famiglia di Tekken Italia, che ti ringrazio di averla nominata, perché noi non smetteremo mai di ringraziare tutte le community che girano intorno ai vari videogiochi che portiamo alle nostre fiere. Peter Law, tu sei arrivato primo, non ti becchi una medaglia, ma ti becchi una coppa che, non lo so. Chiedi un po' ad Arianna se c'è sta coppa. Damma la coppa. Eccola qua. Arianna ti premia con la coppa per aver vinto il torneo di Tekken 6. Noi speriamo di vederci ad un altro Video Games Party. Sappiamo che sei talmente bravo che sicuramente parteciperà. Ok, grazie. Buon rientro anche a Peter Law. Questo era il vincitore del torneo di Tekken 6 Video Games Party. Il divertimento continua.